Da non crederci, l'anno è quasi finito. Questo 2023 è volato ed è giunta l'ora del recap. Perciò bentrovati su Watch Mojo Italia, qui alla Fra, laggiù c'è il mio Instagram. E questa è la top 10 migliori film di animazione del 2023. Lo dico subito, a mio malincuore non ho potuto inserire Il ragazzo e l'airone, perché in Italia esce il 1 gennaio 2024. Non ho capito il perché di questo ritardo, però almeno inauguriamo l'anno nuovo alla grande. Fatemi sapere la vostra lista dei migliori film d'animazione di quest'anno, vediamo un po' se concorda con la nostra. E cominciamo con alla numero 10, Wish. È uscito da pochissimo, non spoilererò nulla, quindi state tranquilli. Allora, Disney. Questo film è la commemorazione dei 100 anni della casa del Topastro e ve lo dico sinceramente, bene, infatti è in questa lista, ma mi sarei aspettata qualcosa di più. Come dice il titolo stesso, tutto ruota intorno ai desideri, grande tema della Disney, e quindi è bello che si parli ancora di più di desideri, ma dalla trama mi sarei aspettata qualcosa di più. Ci lavorano dal 2018 e mi hanno fatto questo. Mi aspettavo una magnificenza, un'epicità, un vero ritorno ai classici che ci hanno fatto sognare. Però mi sa che sono io ad aver sognato un po' troppo, ed è per questo che la caduta fa ancora più male. Note di merito, la fusione tra animazione tradizionale e CGI, le canzoni, alcune, e gli easter eggs. Però io vorrei guardare un film per la sua trama, non per fare la caccia al tesoro. Comunque è un prodotto d'animazione Disney, e quindi un posto in lista se lo becca sempre. Alla numero 9, Leo. Questo è un piccolo gioiellino che potrebbe essere sfuggito ai più, ma che si può recuperare molto facilmente. Poi, secondo me, Natale è il periodo perfetto, perché nonostante non c'entri assolutamente nulla con le festività natalizie, porta quel calore che è tipico di questo periodo dell'anno. Il protagonista è Leo, un tuatara, cioè un rettile similucertola che vive in un terrario di una scuola elementare e che scopre di avere solo un anno di vita. Oh, bravi! Applausi per aver portato in scena queste due tematiche. E non è finita. Per un compito, ogni weekend ciascuno studente deve portarselo a casa, scoprendo che Leo può parlare e addirittura li aiuta con le loro paure e insicurezze. Oh, wow! Really? Like, wow, that's crazy? No, more like, wow, I didn't think you were that self-aware. Leo è un film che sicuramente fa riflettere. Le lancette dell'orologio che scorrono, il pensiero di non aver vissuto abbastanza, la questione della cattività degli animali e la parentesi su quanto un ascolto sincero possa veramente aiutare a superare le proprie fragilità. Comunque, adesso, non è che sia serioso come film, c'ha dentro un sacco di momenti divertenti. Happy. Alla numero 8, Super Mario Bros. Il film. Che siate o non siate fan di Mario, come si fa a non essere fan? Super Mario Bros. Il film è davvero per tutti, anche per chi non ci ha mai giocato. Yes! That's my best friend! Ha un problema a livello fognario e ovviamente chi prova ad aggiustarlo se non il nostro amato idraulico con il fratello Luigi? Eppure incappano in un tubo che in realtà è un passaggio dimensionale che porta Mario nel regno dei funghi e poi dalla principessa Peach, mentre Luigi finisce da Bowser. Già il fatto che non sia la principessa Peach a essere prigioniera e a dover essere salvata, ma Luigi, è una bella svolta interessante e rinfrescante. Per i più appassionati non risulta nemmeno uno snaturamento, anche perché sarebbe stato impossibile vista l'attenzione maniacale di Shigeru Miyamoto e di Nintendo. C'era il terrore che potesse essere un flop come quello del 1993, ma non solo lo hanno evitato, hanno proprio aperto la porta a un futuro possibile franchise. Wahoo! Mario, you were amazing! Thanks, Dad. Alla numero 7, Elemental. Love is in the air. Ma che si fa quando si appartiene a due fazioni? Anzi, in questo caso proprio a due nature diverse. Elemental è un po' un Romeo e Giulietta dei quattro elementi. E le storie d'amore travagliate, c'è poco da fare. Funzionano sempre. You and I, we go together. You're the sky, I'll be
una storia un po' trita e ritrita, ma è il contesto con i suoi personaggi a darle quel sapore di novità. Acqua e fuoco che si innamorano, cosa potrebbe mai venire fuori? Ma al di là del tema dell'amore che sconfigge ogni ostacolo, abbiamo il timore di deludere la propria famiglia, di non essere all'altezza, e soprattutto il tema dell'immigrazione. È un accenno? La famiglia di Amber abbandona la Terra del Fuoco per trasferirsi a Element City, dove non è che vengano proprio accolti benissimo, e proprio per questa mancata accoglienza nasce il loro risentimento nei confronti degli altri elementi. Può sembrare che passi un po' in sordina, ma in realtà è l'elemento fondante di tutta la storia. Dell'animazione invece si sono superati. Che altro posso dire? You sure about this one? I'm sure. Alla numero 6, Galline in fuga, l'alba dei nugget. Io bella serena avevo piazzato nel video sulle morti più esagerate la morte della signora Tweedy e giustamente mi avete però detto che lei ritorna, risorge, e infatti eccola qua. Quando l'ho guardato, ovviamente dopo quella top, sono rimasta scioccata tanto quanto le galline nel rivederla. Welcome to the future. Benvenuti, mica tanto. Dal pasticcio di pollo, giustamente, passiamo ai chicken nuggets, in un sequel che è perfetto. 20 anni fa, santa pace così tanti, ci eravamo lasciati con le galline che finalmente erano riuscite a fuggire dall'allevamento a conduzione familiare. Adesso ritornano Gaia e Rocky, che hanno avuto una figlia, Molly, e veniamo trasportati in un allevamento intensivo. Sempre di sopravvivenza si parla e il film rimane sempre attuale. Are you sure you're ready for this? I was hatched ready. Alla numero 5, Suzume. Suzume, I like you. Lots. In realtà è uscito nel 2022 in Giappone, mentre da noi è approdato quest'anno e quindi mica potevamo lasciarcelo scappare. Makoto Shinkai ha una passione per i temi apocalittici, il meteorite con Your Name, il cambiamento climatico con Weathering With You e adesso i terremoti con Suzume. Solo che qui arriva davvero a superare se stesso, raccontando con una sensibilità e leggerezza straordinarie il trauma di questa ragazza, Suzume, che ha perso la madre durante il terremoto e maremoto del Tohoku nel 2011, raccogliendo e dando voce a tanti giapponesi. Ma non solo, in un misto di avventura ed elementi fantastici, poiché per evitare i terremoti bisogna chiudere delle porte magiche, il nostro cuore farà un giro sulle montagne russe e finiremo inevitabilmente a piangere, ma vabbè, quello ce lo si aspetta. Invece ciò che è piacevolmente inaspettata è la presenza di una sedia parlante. Eyes closed. Feel all the emotion that should be here. Listen to the past. Hear their voices. Alla numero 4, Nimona. How did I get here? Oh, I dragged you for like 7 miles. What happened? Your head bounced on the sidewalk a few times. So foggy. È un miracolo che questo film abbia visto la luce. È stato annunciato, ritardato, cancellato, ripreso e pubblicato su Netflix nel giro di pochi anni, ma, signore e signori, ne è valsa la pena. Nimona è... E Nimona, lei da sola regge sulle spalle l'intera pellicola. Una commovente storia di accettazione e pregiudizio racchiusa in un'emozionante avventura fantasy. È divertente, è pieno d'azione e soprattutto è intelligente. È una fiaba con uno spaccato realistico e contemporaneo della nostra società, oltre ad essere non poco rivoluzionaria, rappresentando dei personaggi LGBTQ+ nell'animazione. La realtà di un regno medievale futuristico sta per cambiare. Anche i cittadini comuni potranno diventare cavalieri grazie alla regina Valerin, che però viene uccisa proprio da uno di questi neocavalieri, Ballister Blackheart, che diventa il più grande ricercato del regno. Lui ovviamente è innocente e verrà aiutato da Nimona, una bambina mutaforma che ha da raccontare molto più di quanto possiamo immaginare. E mi zittisco qui. You wanna show him? I'd love to. Let's break stuff. Metal. Alla numero 3, Tartarughe Ninja Caos Mutante. Kawabanga! Le tartarughe sono tornate! C'è poco da fare, gli anni passano, ma Leonardo, Donatello, Raffaello rimangono intramontabili. We all think humans are cool, but we got a job to do. Let's go! Nonostante una trama matura sulle realtà della sperimentazione, Caos Mutante è senza dubbio una delle uscite più divertenti che le tartarughe abbiano mai avuto. Wait,
What's our last name? I've never thought about that, actually. I don't know. Do we not have last names? Oh, who are we? It's okay. Non ero pronta alle tartarughe ninja in versione teen, però funzionano. Così come il nuovo stile di animazione che porta l'azione a un livello completamente diverso. C'è addirittura chi afferma che Caos Mutante sia il miglior film sulle tartarughe di sempre. We've prepared our whole lives for this. I've never actually been in a fight before, and I don't know if you noticed, but all I've got is a big stick. Kawabanga, appunto. Alla numero 2, Spider-Man Across the Spider-Verse. This is unbelievable. This is the lobby. Oh. Welcome to Spider Society. Questo film è una spanna sopra qualsiasi altra storia di supereroi in questo momento e basta uno sguardo fugace per capire perché, letteralmente. L'animazione innovativa è a dir poco sorprendente, tuttavia stiamo parlando di Spider-Verse e quindi ci deve per forza essere Miles Morales. Catching all sorts of bad guys. No! Can't you just act like a regular supervillain so I can catch you? Potrebbe non essere più l'unico e solo Spider-Man, ma i suoi atti eroici in crescita elevano il film a qualcos'altro. Beh, quello e l'azione, il peso emotivo, il cast di supporto, potremmo andare avanti all'infinito. Allora, rimane solo da chiedersi, quando sarà il prossimo film? Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'm gonna do my own thing. Siamo quasi, ma prima da qualche parte qui c'è scritto iscriviti e poi puoi pure cliccare una campanella così non ti perdi tutte le cose belle che diciamo. Te lo fai? E ce lo fai? Questo regalo di Natale è pure gratis. E alla numero 1, Mary e lo spirito di mezzanotte. Dopo la freccia azzurra di cui ho parlato sia sul mio Instagram sia in un'altra top di cui vi metto il link qui in alto a destra, dopo la gabbianella e il gatto che ha fatto commuovere generazioni, Enzo Dalò ci regala il suo settimo capolavoro. Mary e lo spirito di mezzanotte, che parla dell'incontro tra generazioni e della cruda verità che prima o dopo compare nella vita dei bambini, il pericolo della perdita dei propri nonni. Legate dall'amore per la cucina, Mary e sua nonna Emer hanno un legame speciale che rischia di rompersi quando la nonna viene portata d'urgenza in ospedale. Lì il mondo di Mary crolla, fino a quando non arriva uno spirito misterioso, lo spirito di mezzanotte. Che cosa ti assilla? La mia nonnina sta male. È la vita, Mary. Chi ti ha detto il mio nome? La classica animazione di Dalò viene impreziosita dalla tecnologia e, riprendendo il romanzo di Roddy Doyle, La gita di mezzanotte, riesce a trattare il tema della morte e di conseguenza anche della vita in un modo per niente scontato. Un film adatto a un pubblico adulto, facendoci provare nostalgia per i bei vecchi tempi in cui i film per bambini osavano, rimanendo appunto un film perfetto anche per i più piccoli, anzi, soprattutto per loro. Tieni. Me lo diede mia nonna e ora io lo voglio dare a te. Spero che vi sia piaciuta. Avete già guardato tutti questi film? Ve ne siete perso qualcuno? C'è qualche altro capolavoro dell'animazione del 2023 che avremmo dovuto inserire? Vi aspetto tutti quanti nei commenti.